Payday 2 è stato uno degli sparatutto cooperativi di maggior successo della scorsa decade. Basti pensare che oggi il gioco conta ancora un'impressionante community di giocatori estremamente attiva su Steam. Questo importante traguardo ha consegnato agli sviluppatori un compito non facile, perché sulle spalle del suo successore, Payday 3, pesa un'eredità davvero pesante da raccogliere. Il gioco arriverà sui nostri scaffali il 21 settembre su PC, Xbox Series X S e PlayStation 5, ma noi siamo volati a Stoccolma da Starbreeze Studios per provarlo in anteprima. Amiche e amici di Spazio Games, io sono Stefania Sperandio e oggi sono qui per raccontarvi le impressioni del nostro Niccolò Bicego. Partiamo subito a Raffica, che col gioco insomma ci sta molto bene. Che cosa propone di nuovo Payday 3 rispetto al suo immediato predecessore? La prima novità è ovviamente il motore grafico. Payday 3 sarà lanciato esclusivamente sulle console di ultima generazione e su PC ovviamente, e sarà basato su Unreal Engine 4. Si tratta di un punto di partenza molto importante per gli sviluppatori, perché consentirà al gioco di offrire una qualità visiva finora inedita per la serie. Parliamo di punto di partenza non a caso, perché l'intenzione degli sviluppatori, come ci hanno anticipato durante l'evento, è quella di far migrare il gioco verso Unreal Engine 5 con futuri aggiornamenti. Non abbiamo la più pallida idea di quando questo potrà avvenire, ma l'intenzione è quella che vi abbiamo appena detto. Questo passaggio e questo cambio di engine ha anche permesso di avere una maggiore interazione con l'ambiente, con diversi oggetti che sono ora distruttibili all'interno degli scenari. Il secondo macro punto su cui gli sviluppatori hanno insistito durante l'evento è stata la volontà di mantenersi fedeli allo spirito di Payday. Dopo 10 anni di assenza di nuovi capitoli, per loro era fondamentale rassicurare i fan sul fatto che il gioco non tradirà le loro aspettative, motivo per cui chi ha familiarità con Payday 2 si sentirà immediatamente a casa. In altre parole, non aspettatevi grandi rivoluzioni a livello di gameplay, quanto piuttosto un'espansione di quello che si è già visto negli scorsi episodi. Avremo un maggior grado di personalizzazione per quanto riguarda il nostro alter ego e anche un'interfaccia completamente rivisitata, sia in game che nel pre-partita. Purtroppo però quest'ultima non l'abbiamo ancora vista, perché quella che abbiamo visto nella versione provata era provvisoria e ancora work in progress. Ci sono novità anche in termini di puro gameplay. Le sezioni iniziali della partita, definite off-mask section, per capirci, indossare la maschera da rapinatore significa cominciare a essere percepiti come minacce, sono state ampliate per permettere ai giocatori di studiare meglio l'ambientazione, i pattern dei civili e anche delle guardie. Inedite sono anche le fasi di ricerca e di contrattazione. Nella prima, la polizia ci starà attivamente cercando, appunto, pur senza aver ancora dato inizio a un assalto frontale. Nella seconda, invece, potremo scambiare ostaggi per soddisfare alcune nostre richieste, come guadagnare tempo prima dell'assalto delle forze dell'ordine. In generale ci sono più possibilità di interagire con i personaggi presenti sulla mappa. Gli ostaggi, ad esempio, possono essere legati e liberati in cambio di qualcosa, ma possono essere anche utilizzati come scudi umani per difendersi dagli assalti delle forze dell'ordine. Come vi abbiamo anticipato, quindi, Payday 3 ricalca pedissequamente la struttura di gioco del suo predecessore, puntando ad ampliarla e a migliorarla anziché a stravolgerla. Per chi è già appassionato della serie, il passaggio a Payday 3 sarà quindi quasi una formalità. Per i novizi, invece, potrebbe incidere non poco la presenza del gioco su Game Pass fin dal day one. Durante la presentazione a Stoccolma abbiamo avuto modo di provare con mano due livelli del gioco. La versione che abbiamo testato, ribadiamo, non era quella definitiva. Non abbiamo avuto modo di vedere stralci di storia, ma sappiamo che Payday 3 è ambientato 10 anni dopo la conclusione del secondo capitolo, con i protagonisti costretti a tornare in azione dopo che un gruppo misterioso ha attentato alle loro vite e ha svuotato i loro conti. Lo scopo principale del gruppo sarà quindi quello di scoprire chi si cela dietro queste gesta e scoprire anche se possiede qualcosa che valga la pena essere rubato. L'azione di gioco si sposta a New York, che gli sviluppatori hanno scelto perché, simbolicamente, rappresenta l'apice del capitalismo. Gli autori hanno anche promesso una buona varietà di situazioni per le rapine, e le due missioni che abbiamo potuto provare andavano effettivamente in questa direzione. La prima era la classica rapina in banca senza troppi fronzoli. Qui abbiamo potuto prendere confidenza con il gameplay di Payday 3, imparando a conoscere le meccaniche e le fasi di gioco.
L'obiettivo principale era quello di riuscire a entrare nel caveau della banca e di rubare quante più borse di denaro possibile, portandole poi al nostro furgone per scappare. A difficoltà standard, la missione si è rivelata piuttosto semplice. Insieme ai nostri compagni di gioco abbiamo tentato di adottare un approccio stealth, ma una volta scoperti, siamo comunque riusciti ad avere ragione dei nemici semplicemente puntando sulla forza bruta. Il discorso è stato invece molto diverso nella seconda missione, ambientata in una galleria d'arte. Qui l'obiettivo consisteva nel rubare diverse opere e spesso ci veniva richiesto di capire quale fosse quella che dovevamo effettivamente portare via. Anche qui abbiamo cominciato la missione tentando un approccio stealth in modo da agire indisturbati, ma lasciare un giallo sull'identità dei rapinatori è veramente difficile perché il museo è pieno di guardie, telecamere e sensori di movimento. In poco tempo siamo stati scoperti e ci siamo ritrovati con orde di poliziotti alle calcagna. Già qui la situazione si è fatta molto più difficile. Pur essendo il livello di difficoltà lo stesso della missione precedente, i nemici erano molti di più e, complice la maggior complessità degli obiettivi, non era affatto scontato completarli avendo decine e decine di poliziotti in pattuglia per tutto il museo. Nonostante il nostro passo falso nelle battute iniziali, siamo comunque riusciti a completare il colpo, ma abbiamo dovuto più e più volte soccorrerci a vicenda con i nostri compagni. Entrambe le missioni ci hanno divertito, confermando quanto la formula di Payday 3 sia ancora fresca ed efficace. Pianificare e mettere in atto le rapine insieme degli amici è incredibilmente soddisfacente, e il buon tasso di sfida spinge a cercare costantemente di migliorarsi. La scommessa degli sviluppatori sembra quindi essere vinta, perché Payday è ancora Payday ed è divertente oggi tanto quanto lo era 10 anni fa. Ci sono però anche alcuni elementi che non ci hanno convinto del tutto. Il primo è la generale mancanza di indicazione e di chiarezza nelle missioni. Ci siamo trovati in momenti in cui capire cosa fare e dove andare non era proprio lapalissiano e siamo stati costretti a procedere per tentativi nella speranza di imboccare la strada giusta. Questo problema, va detto, potrebbe in realtà essere stato già risolto dal momento che l'interfaccia, come dicevamo, che noi abbiamo visto non era quella definitiva. In secondo luogo, non abbiamo potuto evitare di notare una intelligenza artificiale molto deficitaria in certi frangenti. I nemici talvolta non sembrano reagire immediatamente alla nostra presenza e alle nostre azioni, rimanendo bloccati su quello che stavano già facendo. L'esempio più lampante lo abbiamo visto piombando sui nemici da un lato. Se erano già impegnati a inseguire un altro giocatore, non rispondevano ai nostri colpi, rimanendo semplicemente immobili mentre gli sparavamo contro. Il fatto che i nemici siano molti va un po' a limare questo difetto, perché spesso sarete talmente occupati a gestire il numero di poliziotti da non avere tempo di fare caso a come si comportano. Ciononostante, si tratta di un elemento su cui vorremmo vedere qualche cambiamento in vista della release di settembre. Payday 3 non intende reinventare la ruota perché non ha alcun bisogno di farlo. La formula di gioco introdotta dai suoi predecessori rappresenta un territorio battuto da pochissimi altri titoli ed è ancora fresca e divertente al punto da non richiedere interventi massicci. Le novità presentate da questo capitolo sono volte a rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e realistica, obiettivo che sembra essere stato centrato, almeno da quello che abbiamo potuto provare fino adesso. Rimangono ancora alcuni dubbi, soprattutto sull'intelligenza artificiale e sulla poca chiarezza di alcune missioni, ma speriamo di poterli vedere risolti in modo positivo in sede di recensione.